è una funzione che tocca generalmente a Dio e qualche volta a Berlusconi di resuscitare qualcuno che sappiamo già scomparso. Io ho tentato, ho fatto uscire dal coma una signora che ancora me ne è grata. E anche questo è attestato, però come sapete i miracoli da vivi non valgono, quindi due vocati alla santità, San Silvio e San Vittorio, non possono esserlo finché non saranno morti, e quindi tarderemo questo momento fondamentale della nostra vita per continuare a vivere fra gli uomini con la nostra delicatezza, la nostra grazia. Morale della favola: arriva il santo e questo bambino si sveglia dal sonno della morte, lui lo interroga e dice: ma com'era l'aldilà? Al di là era come Antigua, come Porto Rotondo, come un paradiso, insomma, c'era di tutto. La cosa più importante di Berlusconi sono, come vedete bene, le orecchie. Ha delle orecchie più grandi degli altri, le orecchie come quelle, e quelle orecchie sono fatte per sentire di qua e di là, non fa in tempo una cosa a entrare e uscire dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è uno che la fa spingere, quindi si scontrano ed è costretto a conservare le idee.